due furbacchioni. Strano che li conoscete, il gatto e la volpe, sono due personaggi che non ci sono più da tanto, tanto tempo. Li hanno conosciuti i nonni dei nonni dei nonni dei nostri nonni. Quando vedono Pinocchio capiscono subito che è un pollo da spennare. Allora gli parlo, comincia la volpe. Caro Pinocchio, caro giardino, vieni con noi verso un futuro di ricchezza, di agio, di imprenditorialità. Vieni, vieni Pinocchio, hai avuto proprio fortuna a incontrarci. E il gatto dice: sì Pinocchio, tu devi darci soltanto tutti i tuoi denari, con i tuoi denari li seppelliamo sotto terra e poi cresce piano piano una bella pianta di denari. Secondo voi si può credere questo? È proprio tonto Pinocchio, eh? Come si fa a credere a voi? Eppure pensate, ai tempi di Pinocchio, ai tempi dei nonni, dei nostri nonni, il gatto e la volpe avevano vita facile. Per fortuna che oggi non è più così. C'è da dire, a difesa di Pinocchio, che loro avevano una bella musichetta, e distraevano la gente con questa musichetta. Voi la sapete la musichetta del gatto e la volpe? Sono quattro noticine, però sono belle messe insieme, fanno così. Noi siamo un gatto, veniamo di soppiatto, ci siamo così amici che mangiamo nel tuo piatto. Dai retta ai tuoi compari, tu dacci i tuoi denari e ti faremo vita di marito come un re. Dai vieni via con noi, ci divertiamo, beviamo e poi mangiamo, chissà se poi paghiamo. Yeah.